XDJ XZ o XDJ RX3? Claude, secondo te cos'è meglio ora che c'è il Black Friday, il Natale, il compleanno della mia zia e del mio nonno che mi dà i soldi? Quale compro? Amici, ma soprattutto amiche di SOS4DJ, sono Claude e questa è la domanda del secolo, o quantomeno di questa settimana che mi viene posta ripetutamente. E la risposta è questa. Con quei soldi lì, vai ai Caraibi, dammi retta. Scherzi a parte, me l'avete chiesto in millemila e allora parliamone insieme. Prima di tutto bisogna fare un disclaimer. È opportuno che vi dica, come sempre ripeto anche nei miei corsi privati, che non è la macchina che fa il DJ, ma è il DJ che fa la macchina e anche tutto il resto. Quindi è sempre meglio per voi se andrete a cucirvi addosso la macchina perfetta, quella che fa per voi. Non prendete che cosa non vi serve solo per fare fighi ed avere la macchina più grossa, avercelo più grosso, come si dice in gergo, oppure l'ultimo modello se poi non lo usate o lo tenete lì solo per fare i selfie e immagine su Instagram. Qui si parla di lavorare seriamente o quantomeno di fare le cose in modo adeguato e si parla di soldini, tanti soldini. Andremo a vedere anche quella differenza lì. Quindi riflettete bene sulle funzioni che usate, quelle che sapete fare bene, quelle che volete fare, perché tutto il resto potrebbe non servirvi e star lì inutilmente. Insomma, alla fine si può avere successo ed andare bene sia mixando con un telefonino o un tablet, sia con 10.000 euro di console. L'importante è il manico, come si suol dire. Detto questo, partiamo! Ecco qua il bestione che mi avete chiesto di mettere in confronto, di comparare insieme all'RX3. Questo è l'XDJ XZ, questa è l'RX3. Appena uscita ci abbiamo fatto il tutorial, andatevela a vedere, finalmente con le immagini prese da Strumenti Musicali, un sito che tutti voi sicuramente conoscerete, almeno in alta definizione. Dobbiamo andarla a prendere da Strumenti Musicali, no? Da Pioneer, pensa un po' te. Partiamo dal prezzo che Pioneer ha indicato per questa RX3 in 1999 euro IVA esclusa. Io sul video ho detto proprio questo, spero si siano sbagliati, perché già si trova a 1999 inclusa IVA, spedito gratis, almeno così sembra. Poi quando sarà disponibile probabilmente cambierà tutto, però anche questo rimane al momento un mistero. L'XDJ XZ invece va a 2399 euro IVA inclusa, quindi diciamo al momento 400 euro di differenza se c'è l'IVA inclusa in tutte e due, altrimenti sarebbe la stessa cosa e non credo che converrebbe a Pioneer, sinceramente, anche perché andiamo a vedere le differenze. Tutte e due sono stand alone, quindi non avrete bisogno di avere il PC, il Mac dietro, si possono caricare direttamente le chiavette e mixare, punto. Ma naturalmente puoi usarla con i software Rekordbox e Serato, in alternativa solo alle chiavette, Serato per quel che riguarda la RX3, disponibile da gennaio 2022, come già detto nel tutorial. La XDJ XZ, ancora più della RX3, non fa sentire la mancanza della console Pioneer, la ricorda appieno e ti fa sentire a casa se sei abituato a lavorare con la console Mega, abituato a lavorare con i CDJ 3000 o con i 2000 Nexus 1 o 2, il DJM 900 Nexus 1 o 2. Questo perché hai tutte le cose allo stesso posto dove te lo aspetti, ma così anche come la RX3, alla fine mixer e CDJ, le funzioni basilari sono quelle della console standard di Pioneer, quella economica per capirci. Vabbè. L'unica differenza, almeno che si vede a occhio nudo, è la grandezza naturale per quel che riguarda le jog sulla XDJ XZ, mentre la grandezza delle jog un po' più piccole per l'XDJ RX3. Dettaglio o cosa importante per alcuni che non vogliono rinunciare alle abitudini di tocco e spinta e l'intensità. Ormai si sa, quando si è preso la mano con una cosa vogliamo essere comodi nella nostra comfort zone. Le jog in entrambe con il display interno con le info della traccia che possono essere controllate direttamente sulla jog, infatti si chiama jog display. Insomma, ci può far sentire meno la mancanza di un PC, perché essendo standalone abbiamo bisogno di avere tutto a portata di vista, anche se bisogna avere una bella vista per guardare qui dentro, altrimenti c'è il discorso del nuovo touchscreen che andremo a vedere sull'RX3. Differenza primaria inoltre sono i 4 canali dell'XZ contro i 2 della RX3.
Quattro canali fanno sì che ti permetta di fare molte più cose a quattro DAC e performance superiori, ma bisogna anche saperle mandare certe macchine, perché se si deve comprare una quattro canali per non usarli o tenerci il suonino piu piu o la traccia riempipista in caso di danno improvviso, allora prendetevi un due canali che è meglio, risparmiate sullo spazio e anche sui soldini. Già, lo spazio e le dimensioni delle due sono differenti, ora metteremo poi nelle specifiche tecniche, ma si vede già a occhio che questo è un bestione e questo è più ridotto. Quello sta a voi in base a dove la dovrete mettere, dovete trasportare anche nei locali. Attenzione, attenzione, molti non sanno però che i quattro canali della XZ li puoi sfruttare solo se sei connessa al software. Infatti abbiamo LOD 1 e LOD 2 qua, così come ce l'abbiamo anche sulla RX3, e non abbiamo i tasti 3 e 4, oppure C e D per poter switchare sui vari canali. Ma solo le connessioni dirette dal retro, se vogliamo attaccarci, collegare altri due lettori o giradischi, oppure altre sorgenti tramite il ProLink, volendo solo sulla XZ che ha quattro canali. E si può farlo con il software o tramite dei comandi non diretti. Insomma, un 3 e 4 qua ci stava alla grande, come magari lo troviamo su una normale S4 MK1, non neanche MK3, sull'MK1 c'è già il C e D. Quindi questa è una mancanza che sinceramente da Pioneer non capisco. Il display è qui, essendo una macchina nuova, la RX3 vince a mani basse per il nuovo touch a 10.1 con le nuove modalità prese dai CDJ 3000. Guardatevi il video qua sopra che ho fatto. Qua invece vecchia maniera, diciamo. Il display molto più curato e con tutte le funzionalità. Per tutte le piene funzionalità è sicuramente consigliato ed è meglio passare dal software, non mettere le chiavette così perché ti vai a perdere il più utile e il più bello delle possibilità. Andiamo agli effetti Sound Color FX aggiunti sulla RX3 già presenti sulla XZ. Stessi effetti, quindi Space Dub Echo, Sweep Noise Crush and Filter, idem sulla RX3. Aggiunta del Quantize Mode qua accanto allo Sleep per quel che riguarda l'RX3 a portata di mano senza dover andartela a cercare più in alto come era sulla XZ. Eccolo qua, DAC Quantize. Un bel bottoncino on off per spegnere e attivare la regolazione del vinile sulla RX3 in più. Non c'è il tempo reset invece sulla RX3, cosa che lo troviamo sul pitch control qua, quindi per azzerare il tempo per chi usa chiaramente il tempo e non usa il sync, e con questo praticamente ci potrebbe mappare l'accensione della macchina del caffè. Detto questo, loop cutter 4-8 per quel che riguarda la XZ sui loop, vedete 4-8 battute, non c'è qui, ma ci sono tutti gli altri comandi in out 4 battute, reloop exit, EQ loop da richiamare con funzioni delete e memory, e Jog Vinyl Adjust, questo per Jog Mode Vinyl e CDJ, e il Jog Adjust per modulare la regolazione della tensione della Jog sia qui sia sull'XZ per essere a vostro agio se arrivate da altri controller o da altri lettori. Tornando alla parte degli effetti, tutte e due hanno il parametro minimo e massimo per l'intensità, e la sezione cuffie invece c'è un tasto Q in più per quel che riguarda l'RX3 rispetto all'XZ che ha il classico Q Master Mix e il livello di cuffia. Qui vedete Q Mix in Master e in più il Q Link. Master più comodo sulla RX3 perché è in mezzo ai canali, quindi si può gestire meglio, mentre sulla XZ lo andiamo a trovare nella sezione Master in alto a destra. Vedete qua, ora vedremo anche le altre possibilità in più. Come entrate, la linea aux slash portable per entrambe è molto comoda, la vedete anche qua. Se volete potete metterci un'altra sorgente, magari un telefono con una selezione di ascolto, e senza andare a occupare canali ulteriori. Questo più per la RX3 perché qui ce n'ha 4, quindi la RX3 sarebbe penalizzata e questo è molto comodo. In più per la RX3 abbiamo l'ingresso portable che qui è integrato nella aux per attaccare il telefono direttamente.
Questa cosa la potremo vedere dal pannello dietro perché ha un ingresso proprio per il telefonino, non entra proprio dall'aux, quindi telefonino più aux. Questa è una cosa molto utile, molto spesso non viene capita e sfruttata appieno, ma è una bella caratteristica per entrambi. Andiamo al pannello posteriore che qui ci interessa molto, link ai canali sulla XDJ-XZ che sulla RX3 non li troviamo, quindi non c'è possibilità di sistema link. E neanche per il collegamento Ethernet. No, allora, stesse uscite master XLR sia qui che sul master 1, poi master 2 in RCA e anche master 2 in RCA per quel che riguarda l'XZ. A differenza degli ingressi ausiliari e due phono line switchabili anche sull'RX3, qui abbiamo il portable, come vi dicevo, per attaccare direttamente il telefonino. Segnale di massa su tutte e due per i giradischi e qui boot bilanciata sia per l'XZ e sia boot bilanciata per l'RX3. Entrata USB per entrambi e in più qua c'è l'ingresso per le mandate e i ritorni, send e return per eventuali effetti. I due microfoni entrambi combo 1, 2, tutti e due bilanciati e andiamo a vedere l'equalizzazione. L'equalizzazione su entrambi ha tre bande EQ isolator, quindi tre bande con i trim gain come detto, ma qui la XZ ha la supremazia in quanto abbiamo un equalizzatore sul master che sulla RX3 qua non vediamo. A che cosa ci serve questo equalizzatore sul master? Ci serve perché se io attacco il controller a delle casse attive posso gestire e tarare direttamente volume da qui, che non è poco, quindi equalizzatore a tre bande. Il comando boot monitor che sulla XZ è qua nella sezione master, sulla RX3 la troviamo vicino alla sezione effetti, quindi più a portata di mano, ma è un discorso di gestione che qui hanno messo tutto il master. Stesso discorso lo troviamo sui microfoni. Questa è l'XZ con due microfoni separati con tre bande di equalizzazione, mentre qui abbiamo due microfoni che condividono la stessa banda di equalizzatore a due, quindi alti e bassi, mentre qui abbiamo alti, bassi e medi. Così come sulla Mixer Top Gamma 900 Nexus 2 che ha solo bassi e alti. Ma io mi ripeto, sta cosa che vi ha fatto sorridere nell'altro video, ma cosa cazzo mi costa Pioneer mettere un componente in più e mettere le frequenze medie poi su un mixer di oltre 2000-2400 euro? Cioè, si può avere un microfono con solo due bande? È una roba vergognosa. I microfoni della XZ hanno in più il feedback reducer per evitare gli effetti di ritorno, il famoso effetto Larsen, se si è troppo vicini alle casse, oltre al talkover presente su entrambe che ci consente di abbassare la musica a mo' di regia ogni qualvolta parliamo al microfono. Ah, non lo sapevate, eh? E ora, tac, lo sapete. Per la RX3 doppia funzione con il pad, quindi pad mode, schiacciando lo shift avrete la doppia funzione, e hot cue, bit loop 1, bit jump, il nuovo gate cue come ho spiegato nel tutorial, il bit loop 2, release effects e il bit jump 2, mentre sulla XZ avremo solo hot cue, bit loop, sleep mode, sleep loop e bit jump. Pannello effetti con le stesse identici 14 effetti sui vari canali, sia per l'RX3 e sia per l'XDJ-XZ. Una cosa abbastanza importante sulla XZ nella sessione effetti, vedete l'equalizzatore per gli effetti, quindi a tre bande low, mid, high, cosa che non troverete nell'RX3, pur essendo gli effetti gli stessi 14, splittabili sui vari canali master 2, 1, ausiliare, microfono e crossfader A e B. Sull'XZ abbiamo anche il low frequency in modo da tagliare l'effetto solamente per la frequenza. Sembra una cavolata, ma per molti serve, dipende anche che genere fai. L'autotap e l'FX quantize sul pannello che sull'RX3 non troviamo qua a portata di mano. Il BitFX qua comandato da questo pannello, mentre sull'RX3 tutto all'interno del nuovo touchscreen 10.1 pollici, un bel bestione che fa sì che molti propenderanno per questa macchina. Giusto anche per le novità. Allora andiamo a fare, dopo che abbiamo fatto un excursus generale di tutte e due le macchine, andiamo a vedere le mancanze che hanno tutte e due, visto le differenze fra i due modelli. La mancanza principale è
è il key shift. Il key shift serve in molti controller, li trovate già, e probabilmente questo è una mancanza Pioneer. Servizi di streaming integrati, questo non c'è su altre marche, lo troviamo già, e questo, ragazzi, è il futuro. Non si può prescindere dal fatto di non avere un collegamento streaming. Hard disk interno, che queste macchine non hanno. Vista verticale per molti, si può alzare per altri controller, per questa no, è fissa, quindi non te lo puoi regolare anche per quel che riguarda il sole o la luminosità esterna. Jog motorizzate, che ancora Pioneer non prende in considerazione, e touchscreen completo, se vogliamo dire così, e non proprio tasti fisici insieme al touchscreen, e sistema operativo, diciamocela tutta, un po' statico rispetto ad altri Denon, per esempio. Dopo tutto quello che vi ho detto, pensate se fa al caso vostro o meno. Tutte queste caratteristiche vi servono o meno? Prendete le vostre decisioni. Adesso avete il quadro chiaro, ma avete fatto lavorare extra, e iscrivetevi al canale Maremma Assassinata, che non c'ho più una vita. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto, contattandomi nella sezione contact, compilando il form, oppure tramite Facebook. Lo trovate all'interno di ogni video. Mi contattate lì in privato solo per chi vuol fare corsi, lezioni e consulenze private. Per chi sono indicati, corsi e lezioni per chi inizia da zero, per chi è già bravo e vuole migliorarsi e fare il salto di qualità, e per chi vuole fare il salto definitivo verso il professionismo. Consulenze su tutti i problemi hardware, software che riscontrate, ma anche sui vostri dubbi, soprattutto sul discorso live streaming, sul discorso Ampals, IMPS, CI, DJ online, permessi e tutto ciò che vi arrovella un po' la mente. Potete anche seguirci su Instagram e aderire alla nostra community Telegram, che c'è sempre bella lì in crescita. Potete iscrivervi, è gratis, c'è una chat interna, ci sono contenuti extra e anteprime del canale. A proposito del canale, eccoci qua, puoi iscriverti se ancora non l'hai fatto, gravissimo, e abbonarti, affiliarti, ma vatti a vedere il video con tanti vantaggi in più per gli abbonati, a partire da 0,99 € al mese. Dai, neanche un euro, diventi dei nostri affiliato e avrai un sacco di vantaggi. Vatti a vedere che cosa puoi avere in cambio. Puoi attivare la campanella se vuoi essere informato tempestivamente dei nostri nuovi video, dei nostri live streaming che sono ricominciate, delle nostre live e di tutto ciò che fa SOS4DJ. Puoi condividere tutti i contenuti se pensi che a qualche tuo amico, qualche tuo collega possa esserle utile. Sbattili io lì a mitraglia sulla sua bacheca, e tanto sarà colpa mia. Ma puoi anche sostenerci, se proprio non vuoi abbonarti, puoi cliccare duramente il tasto PayPal e offrirci una pizza, una birra, un'automobile, una limousine, tutto ciò che vuoi, una vacanza ai Caraibi. E sarà tutto ben accetto se pensi che questa sia una grande risorsa gratis e deve mantenersi tale. Bene, io adesso vi ho detto tutto, c'ho da fa', c'ho andato a far mangiare, e quindi mi devo anche sostenere. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, spero di aver fugato tutti i vostri dubbi. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, e da parte di SOS4DJ e Claude vi ricordo l'iscrizione al canale, importantissima, l'affiliazione con l'abbonamento con un sacco di vantaggi, andatevi a vedere il video, e la vostra soddisfazione sarà sempre il nostro premio. Piripiripi, mio, mio.